Amici del vecchio nerd, ma soprattutto amiche del vecchio nerd, buongiorno. Oggi una capatina veloce al Fanta Expo di Salerno. Riuscirò a stare un solo giorno qui, ma voglio mostrarvi il più possibile di questa fiera. Quindi durante questa giornata raccoglierò testimonianze, parlerò con tanti cosplayer per raccontarvi, come ho fatto per le altre fiere, quello che accade in queste straordinarie kermesse. Soprattutto amiche del vecchio nerd, iniziamo il nostro giro intervistando e parlando con i tanti ragazzi che hanno scelto di venire qui impersonando i loro personaggi preferiti. Chi sei tu oggi? Oggi sono Morax di Genshin Impact, che ho portato anche su Twitch, molto molto carino. Insomma, questo è il tuo personaggio preferito del gioco? Sì, esatto. Senti, ma lo spirito di cosplayer, essere cosplayer, che cosa significa? È letteralmente impersonificarsi nel proprio personaggio preferito, e diciamo che penso sia anche la cosa più bella del fare cosplay, sentirsi appunto parte del gioco, parte del personaggio, interpretandolo. Perché tu oggi ti senti il personaggio che interpreti, giusto? Esatto. Fantastico, è tipo una recitazione. Sì, penso proprio una recitazione. Fantastico, grazie. Grazie a lei. Ryuko Matoi. Ryuko, tu sei? Tamaki. Allora ragazzi, la cosa che interessa a me è capire come vi sentite oggi quando impersonate le vostre alcune delle vostre eroine preferite. Mi sento abbastanza allegra, è un personaggio che mi piace un sacco, quindi mi diverte impersonarla. Intanto sta piovendo, è alla grande. E tu che dici? Ma soddisfatta, perché comunque c'è dietro del lavoro, comprare un cosplay comunque è una bella spesa. Quindi... E voi vi preparate per un periodo di tempo? I vestiti, alcuni si comprano, alcuni si preparano in proprio, giusto? Questi per esempio sono prodotti che avete realizzato direttamente voi oppure sono comprati? Allora, questi sono comprati, mentre ad esempio la sua spada è fatta a mano. Sì. Anche... Posso? Sì. Eccola ragazzi, bellissima, ma è molto leggera, molto maneggevole. Polistirene. Ah, è polistirene, ok. Ragazzi, vi ringrazio e buon giro. Allora, vediamo un po', parliamo un po' con sto ragazzo. Scusate, vi disturbo? Ok. Allora, giochi di ruolo, che cosa allora, c'è qui? Noi qui portiamo vari giochi di ruolo. Abbiamo portato un'esperienza per coloro che non hanno mai giocato. Forniamo un'avventura in modo tale che possano appassionarsi più persone possibili. Oltre a un'avventura magari per D&D, per chi conosce poco, forniamo anche avventure per chi è più pratico, magari per qualche altro gioco. Ad esempio abbiamo portato Brancalonia, che è un'ambientazione di D&D in Italia. Abbiamo portato un altro gioco che si chiama il richiamo di Cthulhu. Siete dei gatti nel mondo lovecraftiano, quindi portiamo qualche chicca per qualsiasi tipo di persona che viene. Abbiamo cercato di portare più gente possibile, infatti al momento abbiamo un torneo di D&D, stanno giocando un'avventura che è stata scritta stessa dai master che stanno giocando, e cerchiamo di far emozionare più gente possibile, farli appassionare al gioco di ruolo. Secondo te quanto ha rilanciato il gioco di ruolo la serie Netflix Stranger Things? Molto, molto. Molte persone addirittura mi sono venute proprio a chiedere di D&D apposta per aver visto la serie. Molte persone che sono venute ieri mi hanno chiesto addirittura di poter fare foto, eccetera, proprio perché il brand li ha portati a conoscere questo gioco. Ed è anche una piccola cosa buona, perché per coloro che non ci giocavano si appassionano e magari può nascere un nuovo amore. Amici, D&D è un gioco di ruolo del 1974. Nel 74 sono nate cose molto buone, e è un gioco che io gioco dal 92. Sono cresciuto praticamente insieme ai miei compagni di viaggio, anche se ho quasi 50 anni adesso. È un gioco che mi piace ancora molto, quindi
Tu sei molto giovane ed è bello vederti avvicinare a questo tipo di gioco. Mi fa molto molto piacere, dicevi? Guarda, addirittura ieri sono venute delle mamme con i figli a giocare dicendo di aver giocato alle prime edizioni. Si sono seduti al tavolo e si sono divertiti proprio con i figli, ricordando i vecchi tempi passati con le vecchie classi, le vecchie razze, parlando delle vecchie meccaniche, e hanno avuto proprio bel contatto con i nuovi arrivati che si sono emozionati al tavolo con anche vecchie glorie. Grande. Giocate di ruolo, fate lavorare la fantasia. Ciao dal vecchio nerd. Chi sei? Sono Francesco Iantosca, vengo da Avellino e ogni anno vengo da Fanda Expo. Chi stai impersonando adesso? Sono una cameriera giapponese, una maid. Ah, tipo, sì, belle cameriere giapponesi. Senti, questa passione per il cosplay, da dove arriva? Cioè, voi venite qua quasi a impersonare un personaggio, quasi come fare gli attori, diciamo. Esatto, è come interpretare un personaggio e, visto che si parla di anime, portarlo nella vita vera. La passione è nata appunto dagli anime, che fin da piccolo li vedevo, e è arrivata la passione di dire perché non proviamo a portare un personaggio. E quindi la passione per le camere giapponesi ha portato il vestito. Che anime segui? Qual è il tuo preferito? Jojo. Ah. Bellissimo Jojo. Anime. Bellissimo anime. Ma il manga l'hai letto? Sì. Ho tutti i volumi, ho i volumi anche del 1994. Senti, del periodo classico, Uomo Tigre, Kenshiro, Devilman, hai visto qualcosa? Doremi. Ah, complimenti. Bellissimo, visto tutta la serie ed è stupendo. Fantastico, allora noi ti ringraziamo. Grazie a voi. E buona continuazione, ciao. Come va oggi? Ma va abbastanza bene. Direi che rispetto ai giorni passati, forse anche grazie alla pioggia, abbiamo molta più affluenza stamattina. Anche perché forse è sabato, no? Anche perché sì, sicuramente perché comunque è dovuto al fine settimana. Domani infatti prevediamo che ci dovrebbe essere un bel boom di gente. Quante macchine avete portato in questa sala? Solo 10 abbiamo portato qui, perché purtroppo lo spazio era quello che era, quindi non potevamo portarne delle altre. Che giochi sono più gettonati? Quali vi chiedono di più? I giochi più gettonati sono, vabbè, League of Legends, Valorant, Apex, i giochi insomma che sono un po' più di trend di recente. Oddio, gli League FPS Legend, diciamo. Gli FPS, esatto, e sì. Poi c'è League of Legends. E poi c'è League of Legends che è comunque un evergreen da ormai un decennio. E qualche altro gioco, Rocket League, giocano abbastanza spesso pure. E, sì, sono questi insomma i giochi. Poi in realtà dipende anche dai gusti personali di ognuno. L'età media dei ragazzi, più o meno, secondo te? L'età media dei ragazzi si aggira tra i 17 e i 20 anni. Bene. E quello è un simulatore invece di corse di auto? Corse di auto, sì. E il gioco è Assetto Corsa e monta su PlayStation 5. Fantastico. Cosa vogliamo dire ai ragazzi che vogliono iniziare un percorso all'interno di videoludico? Cioè, iniziare con una console o iniziare con un PC, se una console quale, che cosa consiglieresti? Ma io da videogiocatore quando praticamente 6 anni io consiglierei qualsiasi strumento possibile, nel senso che non credo ci sia una grande differenza tra una console o un computer per iniziare, è lo spirito quello che conta. Se uno ama videogiocare, indifferentemente poi è indifferente insomma su quale macchina eventualmente potersi cimentare per la prima volta. Ultima cosa, i media tradizionali tendono in alcuni casi a demonizzare il videogioco. Diamo un messaggio anche magari a persone adulte che potrebbero vedere questo video e spieghiamo loro che non c'è nessun problema nel giocare ai videogiochi, insomma. Ma a parte il fatto che non c'è nessun problema, abbiamo visto anche tramite molti studi che è terapeutico in molti casi il videogioco, diciamo, sia da un punto di vista di gameplay, quindi per quanto riguarda proprio a livello meccanico il come giocare, ma anche da un punto di vista di trama. Oggigiorno sono cambiate un sacco di cose. Sviluppa pure la parte. Esatto, sviluppa la parte cognitiva, cioè aiuta molto e soprattutto nell'epoca moderna, nell'epoca attuale dei social, permette di poter far conoscere tante persone, come dire. Di unire tante persone, di mettere in collegamento tante persone, perché se una volta uno giocava da casa, oggi abbiamo internet che facilita molto i rapporti con poi eventualmente altri giocatori che sono dall'altra parte del mondo, dall'altra parte d'Italia. E si sviluppano anche delle bellissime sfide. Voi mi vedete giocare a PES, non benissimo ma non fa niente, e spesso giochiamo con persone dall'altra parte del mondo, come con FIFA, come con COD, quindi si sviluppa anche un'interazione tra persone, anche in esatto, altre lingue, no? Esatto, se prima univa il videogioco adesso non ha confini,
se prima il confine era la propria città o il proprio paese, perché comunque uno si poteva spostare tramite i mezzi, oggigiorno con internet l'ha reso letteralmente globale. Però adesso voglio sapere qual è il tuo gioco preferito e quale porti quando streami su Twitch. Allora, io non sono un videogiocatore da eSport. Amo i giochi single player. I preferiti sono i Souls-like. Ho finito da poco Elden Ring io. Io ho fatto 215 ore di Elden Ring in poche più di 2 settimane. È stato abbastanza. Lo sei divorato, abbastanza, diciamo. Immersivo, esatto, sì, sì. Mamma mia, che giocone, dai. È un bellissimo. Che ti aspetti dal DLC che arriva? Non mi aspetto grandi cose, perché vorrei partire con poche aspettative. Siccome la From ha fatto sempre uno sì e uno no, non voglio partire con delle aspettative. Uno lo toppa sempre, alte. Diciamo. Sì, esatto, esatto, sì, esatto. Va bene. Perfetto. Io ti ringrazio e ragazzi, il video andatelo a seguire. Come devono cercarti? Zfab su Twitch. Zfab su Twitch. Non è. Tu sei? Cassandra. Tu sei? Ethan Winters. Allora ragazzi, voi siete è tipo un modo per sentirsi un giorno, in un giorno particolare, un'altra persona, il vostro eroe preferito, no? Non può parlare, è giusto? Parli tu per tutti? Sì, sì, assolutamente. Ecco qua, vai. Sì, assolutamente. Poter interpretare i nostri personaggi preferiti è qualcosa di... Poter interpretare i nostri personaggi preferiti è qualcosa che può capitare poche volte durante le fiere, perché comunque ci possiamo pure immedesimare nel nostro eroe di fumetti o videogiochi. Ci abbiamo insomma dei pezzi da 90, perché tu sei personaggio di One Piece, giusto? Luffy di One Piece. Famosissimo Luffy, attenzione, attenzione signora, attenzione. Luffy di One Piece, tu sei? Yuno Gasai di Mirai Nikki. Ok, e tu sei un giocatore di pallavolo, se non mi sbaglio, pallavolo? Sì, sono Tsukishima Kei di Haikyuu. Okay. Cosa si prova ad impersonare i propri beniamini, i propri idoli in queste kermesse? Allora, per me diciamo è stato un piccolo sogno che si è avverato. Poi dopo questi 2 anni di pandemia, tornare qui all'aria aperta così è veramente una gran bella cosa. In realtà l'aria aperta è un eufemismo, perché piove e siamo chiusi, però va bene. Va bene. No, anche perché, voglio dire, realizzare questi costumi costa anche tempo e fatica, no? Sì, sì. Infatti abbiamo diciamo... dovuto conservare per potervi... Perché voi l'avevate pronti, poi la pandemia ha bloccato e tutto il resto. Ma ti piace anche questo sport oppure quel motivo per cui hai scelto questo personaggio? No, lo sport sì mi piace, però non lo pratico, è solo che mi piaceva più il personaggio e soprattutto l'anime. Allora, domanda veloce, il tuo anime preferito? One Piece. Il tuo? Dammaci. Il tuo? One Piece. One Piece vince a mani basse, raga, vabbè. Ragazze, grazie, continuate così e ci vediamo. Ciao a tutti. Allora, come nostra abitudine, facciamo un giro anche tra gli stand. Ovviamente gli stand di action figure e di gadget vari non potevano mancare. Che cosa avete portato oggi? È un po' di tutto. Scusami, no. Tu sei? Silvio. Silvio, che cosa avete portato? Allora, abbiamo portato un po' di action figure Marvel, che sono i personaggi dei film. E poi tutte queste qua giapponesi, One Piece, Naruto, Demon Slayer, Dragon Ball, certo. C'è un Vegeta che lì. C'è un Vegeta che è spettacolare, sì. Spettacolare. Senti, ho visto anche insomma un gioco che piace tanto a quelli un po' più vecchietti come me, no? Perché l'ho giocato anche come me. Negli anni 80, esatto, negli anni 90. L'ho giocato negli anni 80. Senti, ma quanto è andato forte questa allora, versione di Hero? A livello di preordini molto, noi abbiamo il sito internet, veramente ne abbiamo sfornati parecchi. Adesso stiamo facendo un'offerta proprio per la fiera, ci sono rimasti 2 pezzi. Raga, venite in fiera perché costa, cioè io ho pagato molto di più, sì, venite sì, e ve lo prendete sì. Perché vale la pena, vale. È un gioco che vi prende. Sì. Vedo anche dei Funko Pop, sì. Va ancora tira tanto questa mania, no? Sì, Funko penso che non morirà mai, sono 10 anni che vanno forte proprio. Ormai ci sono personaggi di ogni serie, di ogni film, di ogni videogioco, quindi personaggi storici addirittura. Senti,
Noi parliamo spesso sul nostro canale di anime e manga. Sì. C'è qualcosa che guardi in particolare o che hai guardato, qualcosa che ti piace? No, io sono più a livello di supereroi, più roba americana. Sei più americano. Sì. E qual è il tuo supereroe preferito? A me è Batman, io sono parte di DC, quindi proprio sono blasfemo quasi. Siamo rimasti pochi. Sì, sì. Vabbè, allora io pure sono un po' più Marvel, ma Batman si discute, voglio Batman dire. Non si discute. Alziamo le mani. Silvio, grazie mille e buon lavoro. Grazie mille. Allora, siamo con Davide. Ragazzi, prima di presentarvi Davide, guardate qua questa. Poi vedrete la foto su Instagram. Allora, com'è questa giornata? Vabbè, a parte la pioggia, sembra si prospetta un bel sabato come terzo giorno di Fanta Expo. Per noi è la prima esperienza come stand in fiera, diciamo. Siamo relativamente giovani, siamo aperti da 4 anni, siamo ad Agropoli. È un bel ambiente, ragazzi, stati bravi quest'anno particolarmente per i 10 anni. C'è un bel movimento, c'è una bella situazione. Abbiamo fatto la scelta giusta a venire a puntare su Salerno e speriamo che possiamo sempre solo migliorare. Speriamo di continuare perché può solo crescere il movimento. Amici, voglio farvi notare che anche se lui è relativamente giovane, c'è il mio Goldrake in vetrina, sia in versione in piedi sul disco, sia in versione capoccione da comodino. Ecco, facciamolo vedere, se ce lo fai vedere... Questo qua è tutto quello là in ceramica, giusto? Sì, una mug, una tazza, un tazzone in 3D, sì, tutto ceramica. Un tazzone in 3D. Se volete farvi un bel tè con Goldrake, ecco qua, venite allo stand di? Volto 117, Agropoli. Bene, allora venite e fate un salto. Grazie mille, grazie. Ciao. A voi, ciao. Amici del Vecchio Nerd, siamo con Mikasa. Sei Mikasa? Sì. Eccola qui. Allora, come va questa battaglia con i giganti? È dura, eh? Caldo, tanto caldo. Senti, la scelta di questo personaggio perché? È il tuo preferito oppure no? È una stima per il personaggio, la forza proprio come donna, quindi questo è il motivo. E Attack on Titan è la tua serie preferita? Sì. L'hai guardata tutta? Sì. Hai letto tutto il manga? So il finale, come spoiler, e sono a lutto. Succede una cosa bruttissima e bellissima, ma non la possiamo dire. Senti, che emozione si prova a impersonare? Ti senti un po' un'attrice oggi, no? Stai recitando una parte. Mi sento forte oggi, veramente, nonostante è ingombrante, però mi sento forte. Bene, tu ti chiami nella vita reale? Gina, Luigina Bizantino. Allora, salutiamo Gina e grazie per essere stata con noi. Senti, ma tu sei giovane, conosci chi è Maradona? Sì, lo conosco ovviamente, cioè è un calciatore importantissimo, della storia del calcio, della storia del Napoli anche. Okay. Ovviamente tu sarai tifoso della Juve, immagino. No, sono in realtà tifoso salernitana. Tifoso salernitana. E anche un po' del Napoli. Ovviamente, per forza. Perché, per forza. Quindi Maradona ti piace? Sì, però devo ammettere che quando ero più piccolo tifavo Juve, ma perché era forte, non perché mi piaceva. Bravo! Io lo sapevo, perché io Juventini... Cioè li sento proprio, hai capito? È automatica questa cosa. Bravo, come ti chiami? Leonardo. Ciao Leonardo, e forza e forza Salernitana. Ok, vieni anche su Twitch, con i ragazzi di Improve, Threadsul e Minus ovviamente. Ragazzi. Allora, com'è la situazione? Vabbè, diciamo, per me è la prima volta. 10 anni, questo è il decimo anno mi pare, giusto che ci sta. Quindi è bello perché scoprire nuove realtà... Nuove persone, i cosplay è sempre arte, per me è arte, quindi divento un artista di strada e chiedi scusa Minus, mi diventano queste cose. Red, la pioggia ha rovinato un po' la parte iniziale di questo bel sabato, però tutto sommato adesso il sole ci accompagna. Ma infatti, meno male perché con la pioggia non si poteva proprio stare. Certo il sole pure dà fastidio, ma penso che la pioggia sia peggio per un evento all'aperto, quindi. Senti, che ti aspetti da questa? Non è una fiera sicuramente, diciamo... delle top in Italia, però secondo me ha dei margini di crescita importanti per l'ubicazione, per il posto, per come è ideata, cioè che cosa pensi, che tipo di crescita possa avere? Allora, onestamente a livello di zona campana penso che possa essere la seconda fiera più importante dopo il Napoli Comic Con. Come fiera è sempre cresciuta perché ogni anno ho visto sempre che hanno messo novità, hanno messo spunti, hanno ampliato la gamma degli invitati. Ah, già capito, ma Rormano, perché cioè non nuovi veri che. No,
Si dorme. Okay, no, è tutto normale. No, figurati. È tutto normale. Fanno fatto tardi ieri sera. Quella può essere. E alla fine dico, sta crescendo come fine e potrà migliorare sempre di più, secondo me. C'è da aspettarsi tante cose. Intanto Minus non ci pensa proprio. Senti, dai un attimo, dai, insomma, salutiamo il pubblico del Vecchio Nerd. E insomma, sarai qui solo oggi o anche domani? Anche domani perché pare che c'è Giorgio Vanni, quindi uno dei miei... Domani c'è Giorgio Vanni, sicuramente. Concerto di chiusura domani sera, Giorgio Vanni, verso le 10. Dovrebbe essere l'ultima evento. Ah, vedo un white shampoo, Eccolo là, è arrivato anche lui. L'incontro di Taverna Catena, eccolo qua. Allora, ci sei anche tu, come va? Tutto bene. Fa un po' caldo. Io sto sudando come un cinghiale al sole, però detto così, allora ragazzi, ambiente bello, insomma, conferenze interessanti, c'è tanta gente, ci sono i cosplayer, insomma, c'è da divertirsi oggi. Io ringrazio i miei compagni di avventura di Improve, ringrazio Wide per essere qui, un abbraccio grande e ci vediamo presto. Grazie, perché... Bene, amici del Vecchio Nerd, termina così questa nostra capatina, questa nostra giornata alla Fanta Expo di Salerno, una fiera in crescita, una fiera che ha dei margini di dei potenziali altissimi, che sicuramente nel corso degli anni non può che migliorare. Aspettiamo gli eventi del pomeriggio, ci sarà Dario Moccia e altri influencer che hanno tenuto conferenze durante tutto l'arco della giornata. In realtà si mescola benissimo la parte fieristica vera e propria con tanti stand che offrono prodotti più o meno importanti legati al mondo nerd, al mondo geek, a questo magnifico movimento, e allo stesso tempo ci sono una serie di eventi, conferenze con influencer e personaggi noti di questo fantastico mondo. Non c'è una grande ressa, c'è tanta gente, ma si respira bene, non ci sono file infinite per bere o per mangiare, quindi mi sento di dare un voto alto a questa realizzazione e di dare un in bocca al lupo agli organizzatori per la prossima e importante, l'anno prossimo, che sia ancora meglio, sia ancora più importante, sia ancora più riferimento in Campania, in Sud Italia, ma anche in Italia. Ciao!